quale suggeriva come, così come ipotesi, di cominciare a sondare la possibilità di una fondazione di partecipazione, cioè di creare gli organismi ADR come emanazione di queste fondazioni di partecipazione, sostanzialmente costituite da enti pubblici che potrebbero essere le camere di commercio, enti privati che possono essere le associazioni di categoria, possono essere le associazioni dei consumatori, e quindi finanze sostanzialmente di natura pubblica e di natura privata, laddove però ha una fondazione aperta, quindi nella quale nel tempo possano entrare a far parte anche realtà diverse che in qualche modo vanno ad incrementare il patrimonio dell'organismo, che però deve essere amministrato da soggetti presumibilmente di emanazione delle associazioni dei consumatori, quindi atti a garantire l'indipendenza dell'organismo e in qualche modo anche la trasparenza delle procedure. Chiaro, è una forma che andrebbe studiata, approfondita, però così la butto lì, come visto che siamo qua intorno a questo tavolo anche per valutare delle ipotesi di lavoro, mi sembra una cosa interessante. Grazie ancora per l'invito, chiudo qua. Dottoressa Diella, sì, diciamo del suo intervento condividiamo pienamente, e credo che intorno a questo tavolo lo condividono tutti, cioè che bisogna dare poi a questo sistema qualità e quindi importantissima è la formazione. Io credo che questo è presente poi sostanzialmente anche nella direttiva e credo che ci sia la consapevolezza di tutti che poi la cosiddetta equilibrio, indipendenza e terzietà viene garantita nel momento in cui si confrontano due soggetti in cui non ci siano asimmetrie, due soggetti qualificati, e quindi la formazione avrà un ruolo indubbiamente strategico. Io adesso passerei la parola alla rappresentante di Union Camere, Sabrina Diella. Grazie, buongiorno a tutti e grazie a Consumers Forum per questo invito. Ormai noi abbiamo partecipato a tutte le edizioni di questo evento e molto volentieri insomma siamo presenti per dare il nostro contributo oggi. Rispetto al decreto legislativo 130, come si posizionano le camere di commercio, insomma questo è un po' la riflessione che penso sia utile fare stamattina sentendo un po' anche gli interventi dei relatori che mi hanno preceduto. Le camere hanno ormai da tempo investito energie e risorse per la gestione appunto di queste procedure di ADR e con dei risultati direi significativi. Abbiamo iniziato, come sapete, con la conciliazione nel 93 con la legge 580 e poi abbiamo accolto ben volentieri la sfida della mediazione amministrata nel 2010 introdotta nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 28 che anche in quel caso di attuazione insomma di una direttiva europea è stato ricordato negli interventi precedenti. Appunto risultati significativi in quanto dal punto di vista delle mediazioni, nonostante le difficoltà dettate da questa entrata in vigore un po' sofferta insomma del decreto 28 e l'intervento della Corte Costituzionale che ha bloccato per un certo periodo l'obbligatorietà e poi il ripristino dell'obbligatorietà nel 2013, con il nostro impegno siamo comunque riusciti a far funzionare questo strumento di giustizia alternativa, tant'è che nel 2014 le Camere di Commercio hanno gestito più di 22.000 procedure con un incremento di oltre il 50% rispetto al 2013, con una percentuale di proseguimento dopo il primo incontro del 50% circa
e diciamo una percentuale di accordo abbastanza, ancora abbastanza ridotta, questo diciamo non lo possiamo non sottolineare, proprio perché diciamo, l'obbligatorietà non sempre consente diciamo, ai nostri utenti insomma, di, soprattutto perché questo ormai questo penso che sia noto a tutti, spesso diciamo, le parti non si presentano personalmente in mediazione, ma sono rappresentate da, da un legale, diciamo, l'approccio diciamo, rispetto allo strumento è sempre un po' non completamente come dire, positivo, e quindi questo comporta insomma, delle, un'incidenza negativa sul numero degli accordi. Però nonostante questo diciamo, il nostro ruolo noi l'abbiamo svolto e i risultati comunque ci sono stati. La mediazione, come sapete, è stata poi comunque ricompresa e salvaguardata all'interno del decreto legislativo 130, certo un modello specifico, le camere di commercio con la loro presenza sul territorio comunque garantiscono diciamo una, un'attività insomma, capillare che consente agli utenti in qualche modo di raggiungere questa forma di ADR su tutti i punti del, del territorio, però ecco, non tutte le camere da questo punto di vista in questo momento sulla base del decreto 130 potrebbero essere operative, perché soltanto alcune hanno fatto la scelta diciamo, di accreditare mediatori di consumo e quindi dovranno come dire, integrare la loro iscrizione affinché la mediazione possa essere efficace e utilizzabile anche per questa, nell'ambito del decreto 130. Va considerato comunque che le mediazioni in materia di consumo diciamo, hanno rappresentato una fetta importante delle mediazioni che le Camere hanno gestito nel 2014, circa 10.000 tra mediazioni obbligatorie e mediazioni volontarie hanno riguardato consumatori, questo nell'esperienza delle Camere di Commercio. Accanto alla mediazione alcune Camere diciamo, svolgono anche un'attività di conciliazione e quindi c'è un servizio diciamo, strutturato in modo diverso, con un regolamento più semplice, con delle tariffe ridotte che diciamo, viene utilizzato volontariamente dall'utenza e che può essere, che è stato riconosciuto comunque all'interno del decreto legislativo 130 e che rappresenta un ulteriore strumento per andare a come dire, soddisfare una, un contenzioso che, è, diciamo, che non trova risposte nelle forme di ADR specifiche, specialistiche che i diversi settori qui rappresentati hanno messo in, in evidenza. Quindi ecco, noi come Camere di Commercio per quanto riguarda appunto la mediazione, lì c'è l'obbligatorietà come sapete e quindi andiamo a in qualche modo soddisfare le richieste obbligatorie che in quell'ambito in qualche modo vedono come parte il consumatore. Per esempio nell'esperienza dell'ultimo periodo le bancarie hanno rappresentato una grossa fetta del contenzioso arrivato presso le Camere di Commercio, ma anche le assicurative, quindi insomma c'è tutto un settore che la mediazione obbligatoria intercetta e che riguarda il consumatore. Con le conciliazioni l'obiettivo delle Camere è quello di andare a dare delle risposte ad una fetta di contenzioso appunto che oggi rimane, è scoperta dal punto di vista delle ADR. Con quali regole? Ecco, questo e con quali insomma, caratteristiche? Questo è l'approfondimento che poi faremo insieme alle Camere per capire qual è il modello che potremo, che possiamo mettere a disposizione sulla base del, del decreto 130 e quindi che riesce a dare appunto delle risposte. Io credo che il tema della specializzazione è un tema importante che è valorizzato perfettamente all'interno del decreto legislativo, quindi ogni controversia spesso ha la necessità di avere uno strumento diciamo specifico, diciamo su misura, che consente effettivamente di dare delle risposte a quel particolare utente. Tutto questo è stato
diciamo, sottolineato sia dal, dal dottor Prateri ma anche dalla dottoressa Tiella prima, senza, almeno per quanto ci riguarda, senza trascurare il tema della qualità. È un tema importante, è un tema che sulla mediazione, almeno per quanto riguarda il sistema delle camere di commercio, ha fatto la differenza, ha consentito comunque, nonostante le difficoltà, di dare delle risposte utili, efficaci all'utente. Considerate che, diciamo, le camere sono stati soggetti maggiormente ispezionati dal Ministero della Giustizia, e di diciamo, circa 40 ispezioni che abbiamo ricevuto, insomma, abbiamo avuto tutti i verbali positivi rispetto al, diciamo, alla gestione delle procedure e alle risposte che abbiamo dato all'utenza, all'applicazione della normativa. Quindi è un tema su cui abbiamo investito tantissimo, e questo da nord a sud senza distinzione. Ecco, noi su questo, anche in questo ambito, diciamo, ci posizioniamo in questo modo, facendo però anche noi i conti con un tema che non sappiamo fino a che punto possiamo risolvere, che è quello della gratuità. Sicuramente le Camere potranno fare uno sforzo per un contenzioso che va al di sotto di un certo, di una certa cifra, però nel nostro caso i mediatori, in parte siamo sicuramente dei soggetti pubblici, e questo diciamo, da questo punto di vista potrebbe in qualche modo aiutare, ma noi abbiamo i nostri mediatori, sono soggetti esterni, sono dei professionisti completamente indipendenti dalle strutture camerali, e che, diciamo, devono essere remunerati per la loro attività, e quindi quello è un costo che in qualche modo noi almeno in parte dobbiamo recuperare, anche perché diciamo, soprattutto se vogliamo dare quel servizio di qualità che noi comunque come sistema camerale, anche in questo ambito, ci teniamo particolarmente a dare. Grazie. Come avete visto, siamo in fortissimo ritardo, e quindi io direi adesso di accelerare. Infatti do subito la parola a Giovanni Ferrari, responsabile dell'ufficio conciliazione di Trenitalia, e insomma, ecco, cerchiamo di contenerci degli interventi, anche perché ci avremo un margine ulteriore, ma minimo, insomma. Cerco di essere veloce comunque, che arrivi in orario. Non del pendolare. Penso di regionale. Sapevo che era un intervento. Faccio l'intervento di livello più basso, molto pratico, perché rispetto alle tematiche poste generali, diciamo, non ho nulla da aggiungere. Non ho molto da aggiungere anche rispetto al collega Staverini e al collega Carosi sull'importanza di mantenere la conciliazione paritaria. Secondo me, però, occorre fare un'osservazione. Il decreto legislativo ha un aspetto positivo, che è quello di dare dignità finalmente a questo strumento importantissimo per la deflazione del contenzioso. Prescindendo, insomma, dalle considerazioni della giustizia minima, eccetera. Comunque si dà voce anche alle persone che hanno piccole richieste pagate d'ari, che altrimenti rinuncerebbero a sottoporlo all'esame. Non credo però sia un tema di giustizia, parliamo di paritetica, parliamo di incontro tra una grande azienda e il consumatore, che ridiscutono il caso in condizioni di parità. Secondo me questo è un aspetto molto importante, perché nell'ambito delle ADR io credo che la conciliazione paritetica sia effettivamente forse l'unica o quasi l'unica soluzione alternativa delle vertenze. Perché? Nella sostanza, perché le altre forme decisorie o facilitatorie non spostano solamente il luogo della decisione, cioè anziché andare in un'aula di giustizia da un giudice andiamo da un terzo, qualcun altro che ci aiuterà a decidere o che deciderà. Quindi nella sostanza le varie forme che ci sono non sono soluzioni alternative della controversia, nella sostanza lo sono solo nel luogo. La conciliazione paritetica invece ha introdotto nel sistema economico, nel sistema sociale, un elemento innovativo, che è la mettere a confronto le due parti, l'azienda e il consumatore, a discutere. Questo, come ho
occasione, ho avuto occasione di dire anche l'anno scorso, secondo me è un elemento importantissimo sul piano culturale, perché introgetta un seme di cultura nella popolazione, nel sistema economico, che è quello della discussione. La crisi della giustizia che abbiamo è dovuta al fatto che siamo causaioli. Non c'è solo un problema di sottodimensionamento della giustizia, della struttura giudiziaria, ma c'è anche un problema di sovradimensionamento del contenzioso, quando si potrebbero risolvere le questioni discutendo. La conciliazione paritetica fa questo, e in questo sta l'alternatività. Detto questo, secondo me lo strumento è importantissimo, sarebbe opportuno e ha dei risultati. Quando parliamo di qualità, la qualità è rappresentata dai numeri che abbiamo, come Trenitalia, come Telecom, diciamo che è l'azienda che c'è più vicina, abbiamo valori che sfiorano il 100% di accettazione delle proposte. Noi abbiamo il 96% di gradimento delle soluzioni proposte. E anche su questo vorrei porre l'attenzione, perché ho sentito tre volte dire che è un accordo tra le associazioni e le aziende. Non è così. Nella conciliazione paritetica l'elemento qualificante della soluzione alternativa è che i due tecnici, l'azienda e le associazioni, gli esperti delle associazioni, formulano una proposta di soluzione che è rimessa alla decisione del cliente, di chi ha richiesto la conciliazione. Questo è un elemento che non deve essere dimenticato. Ora, la qualità della conciliazione c'è, è dimostrata dai numeri. È importante, è uno strumento che funziona per noi Trenitalia da 5-6 anni, per Telecom da 20 anni, è uno strumento che funziona e funziona perché ha una struttura particolarmente snella. Lasciamo stare i costi per il cliente, che sono zero, che sono gratuiti le procedure, è snella nella fase preparatoria, istruttoria, nella discussione e nella decisione. Ora, questa struttura che ha questi risultati proprio perché è fatta così, si trova ad essere collocata, oppure bisogna rileggerla nell'ambito del decreto legislativo. Il timore che ho è che nell'applicazione venga ingessata la struttura con degli altri organismi che alla fine potrebbero solo appesantire questa struttura che funziona benissimo, introducendo un elemento che forse ha anche poca utilità pratica. Mi spiego meglio. Rispetto all'articolo 141 che elenca tutta una serie di requisiti, l'autonomia, l'indipendenza delle strutture operative, l'autonomia di budget, ci sono un po' tutte, l'unico elemento che ci vede discutere tra aziende e associazioni è questo comitato che dovrebbe gestire il fenomeno della conciliazione paritaria. Nel decreto si legge comitato di garanzia e come azienda ritengo che questo dovrebbe essere il ruolo, cioè un comitato esterno alla gestione della procedura paritetica che in 20 anni e in 6 anni funziona benissimo, che può semmai in sede periodica valutare se c'è il rispetto del protocollo, oppure può essere adito per valutare casi particolari di rifiuto della conciliazione. Insomma, faccio degli esempi molto banali. Quindi il timore è proprio questo, di non creare delle sovrastrutture che andrebbero probabilmente a depotenziare questo strumento di soluzione alternativa che si sta dimostrando particolarmente efficace e proficuo. Non rubo altro tempo alla discussione. Grazie. Do subito la parola a Ovidio Marzaglioli, vice segretario generale utilizzerò la schema di Giovanni, mi sembra comodo il microfono così. Allora, partiamo da un punto fondamentale. In questo momento questo decreto dà la possibilità al 130 alla negoziazione paritetica, così definita. Un'occasione probabilmente storica, un riconoscimento di diritto, anziché quella di fatto, come precedentemente era, della negoziazione paritetica, una vera e propria ADR, senza alcuna limitazione né di secondarietà di questo strumento, né tantomeno dell'importanza dello strumento, visto il numero. Quindi partendo da questo punto di vista,
che è necessario sempre sottolineare sulla tutela dei diritti dei consumatori, perché qui continuiamo a parlare di una tutela che l'Europa ci ha dato e che dobbiamo necessariamente migliorare e rafforzare su questi, in questi campi, in particolare quello della tutela ex post, cioè una tutela in cui comincia un contenzioso o un possibile contenzioso tra il consumatore e l'azienda. La negoziazione paritetica, l'abbiamo ripetuta più volte, è inutile ripeterla costantemente, è un originale strumento italiano che è nato da un confronto fra aziende e imprese da un lato e consumatori dall'altro, senza alcun intervento né legislativo, quindi di fatto la creazione di questo sistema, se non quando abbiamo parlato di obbligatorietà nelle telecomunicazioni della possibilità di una domanda giudiziaria, quindi obbligatorietà, quindi quale necessario preventivo strumento prima di adire il giudice. Bene. Partiamo quindi da questo punto di vista. Secondo punto di vista fondamentale. Che cosa ci ha detto questo decreto? È il 141 ter, io non voglio dilungarmi, vista la brevità dell'intervento, non mi dilungo su quello che è tutta la fase del riconoscimento in tutto il decreto, sulla formazione, su quella che è la necessità della formazione, su quello che è la necessità di coloro che interverranno in questo campo di essere formati anche sotto il profilo professionale, di essere in grado di intervenire su una materia tanto delicata, specie in un paese come l'Italia, dove l'accesso alla giustizia, prima si parlava, il professor Carriero ne ha parlato, di una possibile denegata giustizia, perché il consumatore non soddisfatto dalla risposta negoziale che arriva dall'azienda non può adire la giustizia ordinaria, che ha un certo costo economico, e rinuncia al suo diritto, mentre invece queste conciliazioni, questo decreto dell'ADR tutela esattamente queste famose small claims, come le abbiamo chiamate. Ma voglio andare al cuore del problema. 141 ter, che scontra due posizioni. Quello che diceva Giovanni Ferrari, cioè la libertà che è sempre nata con la negoziazione paritetica rispetto a un modello legislativo, rispetto a quelli che sono invece gli elementi essenziali richiesti per essere un ADR. E non è una questione di lana caprina. Attenzione, prima si è parlato di bollino blu. Beh, più che bollino blu, dottor Stadellini, il problema è che non ci verrebbero riconosciute economicamente le conciliazioni, stando fuori dal sistema ADR. E questo è un elemento fondamentale per le associazioni dei consumatori. Non è solo una questione di bollino e di qualità, è anche una questione che economicamente rileva per l'associazione. Per esempio, già l'autorità dell'energia, attraverso la cassa conguagli elettrica, ci ha detto che se le nostre negoziazioni paritetiche non rientrano all'interno delle ADR di questo decreto, verrebbero cancellati i contributi. Allora, questo sistema quindi scontra due elementi essenziali: quello della libertà della negoziazione paritetica, che è nata da una negoziazione privata, io lo ricordo perché è importante, altrimenti non si spiegherebbe perché mai un legislatore entra in una materia tanto privatistica, in cui c'è un negoziatore di un'associazione e un negoziatore dell'impresa. Non c'è nessun altro intervento, non c'è né il terzo facilitatore, nemmeno il terzo decisore, come in tanti altri settori delle ADR. Bene, 141 ter, problema, qual è? Quel 141 ter, lettera E, che è il problema dei problemi, perché parla di un comitato di garanzia che deve avere la funzione di esternalità rispetto alla fase protocollare, quello che è il protocollo effettivo fra le parti. Deve avere necessariamente una serie di elementi, di dettami, che deve funzionare. Questo comitato di gestione deve essere paritetico, ma deve essere soprattutto staccato dal bilancio del professionista, che è un altro elemento fondamentale, deve essere completamente autonomo dal bilancio del professionista. Quindi quel requisito dell'indipendenza di cui abbiamo sempre parlato quando abbiamo visto per la prima volta la direttiva europea, bene, in questo caso si fonda tutto su quel comitato. Per essere brevi e per dare anche la possibilità poi di sentire
come sta in questo momento funzionando il rapporto fra le autorità e il Ministero, perché anche questo è un'altra delle cose fondamentali, capire quali sono le regole, perché in questo decreto è stato dato un altro elemento essenziale che quasi nessuno sottolinea, e cioè l'importanza della valutazione ex ante ex post degli organismi. Viene demandata all'autorità di competenza, di regolazione, e nel caso di mancanza di queste autorità, o comunque non di avere dei protocolli diretti, andare a controllare la validità dell'organismo. Validità non solo nel senso formale, cioè l'eventuale nascita di un comitato o qualsiasi altra cosa riferita al decreto, ma anche sostanziale, cioè di una validazione del protocollo e di tutta la procedura. Quindi questo necessita di uno studio approfondito con cui ci andiamo a confrontare ogni giorno e aspettiamo proprio queste risposte da parte delle autorità e del MISE per capire su quale strada si intende parlare di negoziazioni paritetiche, perché ripeto, quello scontro è ancora all'interno di questo decreto, tutto sta all'armonizzazione. Infine, e chiudo, la complementarietà dei sistemi sono assolutamente l'elemento essenziale di questo decreto. Cioè i sistemi di ADR devono essere complementari, devono essere dei filtri che funzionano insieme, armonicamente, per impedire che quello che noi abbiamo detto, un diritto del consumatore, venga a diventare una denegata giustizia dello stesso. Grazie. Siamo entrati appunto nel merito dei problemi. Una cosa è certa, è che questo variegato mondo delle ADR che viene definito in questo decreto legislativo deve avere in prospettiva le stesse opportunità e le stesse potenzialità, perché altrimenti assisteremo a una cannibalizzazione, appunto come è stato detto anche da altre persone, di alcune modalità rispetto ad altre, per cui ecco, su questo fronte qui ci deve essere massimo equilibrio per dare a tutti le stesse opportunità. Sarà poi il cittadino, il consumatore, a scegliere quelle più efficaci ed efficienti. La parola a Leone Vitali in rappresentanza di Vodafone. Grazie, come Vodafone e come persona sono venuto qua ad ascoltare, ovviamente, perché le certezze rispetto a questa nuova normativa noi non le abbiamo ancora. Dobbiamo ancora capire come azienda come davvero si applicherà, come davvero andrà a modificare, se dovrà andare a modificare i nostri comportamenti reali. Io vorrei fare due precisazioni. Innanzitutto, trovo ogni volta che sento la parola la locuzione negoziazioni paritetiche, salto sulla sedia per un semplice motivo, che siamo tutti quanti qua a parlare di protocolli di conciliazione, di conciliazioni Corecom, di strumenti che nel caso nostro vengono definiti dall'autorità come equipollenti agli organismi di procedure di conciliazione organizzate da Agcom. Quindi credo che dovremmo tutti quanti essere chiari nel capire di cosa stiamo parlando. Perché il mio timore è che parlare di negoziazioni paritetiche inizi già a dare un'ottica di accordi strettamente privatistici, che rischia subito di fare scendere la conciliazione paritetica a una sorta di serie B tra le varie ADR. E siccome questo è purtroppo stato un pericolo che è nato fin da quando è stata fatta la direttiva europea, la direttiva sulla DR, credo che almeno noi al nostro interno, quando ne discutiamo sia all'interno che con l'esterno, dovremmo, soltanto dal punto di vista semantico, mantenere un minimo di ordine, perché sennò poi dopo è ovvio che siamo in balia di tutto ciò che ci viene che ci viene proposto o magari imposto dall'esterno. Io ho seguito la nascita della direttiva DR, l'abbiamo seguita tutti quanti insieme, e devo dire che noi, il nostro atteggiamento è sempre stato quello: non importa se il gatto è bianco o è nero, ma importa che a chi ha più il topo, perché noi eravamo forti dell'esperienza per cui la conciliazione paritetica acchiappava tanti topi con pochissimo costo e in tempi molto molto rapidi.
E diciamo che a livello della comunità europea ci sono detto invece che il colore del gatto deve essere, è ben specificato, e anche la lunghezza del pelo. Se non ha queste caratteristiche, teoricamente non dovrebbe essere una DR. E anche questo secondo me è un po' un peccato, perché rischia di mettere in pericolo l'ottica molto interessante che Fraderi ci ha raccontato prima, cioè quella della pluralità di modelli. La pluralità di modelli deve essere appunto aperta, non chiusa. Il modello che ci viene raccontato dalla direttiva DR, poi dopo ho trasposto, grazie al cielo, con alcuni miglioramenti dal decreto legislativo, è comunque un modello tipicamente nord europeo. Io mi ricordo quando, immagino che molti di voi fossero ai vari confronti internazionali che abbiamo avuto con anche i vari organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, che ci raccontavano le loro esperienze, ci raccontavano delle esperienze con delle strutture che a noi sembravano enormi, e poi dopo quando ci dicevano i numeri che facevano, tutti quanti restavamo allibiti, perché magari per fare 800 conciliazioni all'anno o diciamo mediazioni, chiamano come ti pare, tiravano in ballo delle strutture sinceramente rigide, ecco, per dir poco. Quindi io direi che quello che noi dobbiamo fare è riflettere innanzitutto sul significato delle parole che ci scambiamo tra di noi, fare parecchia attenzione a ciò che vogliamo ottenere dal futuro della conciliazione paritetica, se di conciliazione paritetica vogliamo continuare a parlare. E nel campo nostro ovviamente sono rimasto molto interessato dalla prospettiva che ci ha raccontato Agicom. È una prospettiva nella quale è chiaramente, si dice, il decreto, la direttiva non cancellano le prerogative dell'Agicom in merito alla risoluzione non giudiziale delle controversie, non cancellano ovviamente le prerogative dell'Agicom nel fissare essa stessa il modello a cui essa e gli organismi che essa riconosce come bollenti, equivalenti a fare in maniera tra virgolette privata il Ministero del Pubblico, devono andare. Quindi io credo che l'elemento fondamentale sia cercare di mantenere sempre dritta la bussola. Questo decreto legislativo ci imporrà di fare alcuni cambiamenti. Se le istituzioni e le associazioni di consumatori, oltre le aziende, riusciranno a fare in maniera ordinata la propria parte, si potrà mantenendo lo spirito della conciliazione paritetica, adeguarsi a una normativa che obiettivamente apparentemente sembra piuttosto complicata. Allora, siamo fuori tempo massimo, come avrete notato, e abbiamo ancora tre interventi, quindi io darei rapidamente la parola a Gianfranco Galasso, che chiude quindi gli interventi delle aziende per Wind, dopodiché l'avvocato Bartolomucci e Vecchio, ovviamente il dottor Vecchio. Grazie a tutti, anzitutto grazie per tutti gli interventi interessantissimi da parte delle aziende, delle associazioni di consumatori e delle autorità. Sarò brevissimo anche perché devo dire che i colleghi delle aziende di telecomunicazioni hanno già, devo dire, manifestato quello che è il mio punto di vista, il nostro punto di vista. Inutile parlare dei numeri, non ne parlerò anche perché sono in linea in effetti con quelli di Telecom, immagino, no? Giusto qualche concetto affinché insomma si possa rafforzare e dare seguito, diciamo, a questa direttiva. È fondamentale anzitutto uno spirito di collaborazione che ci deve essere tra associazioni di consumatori e aziende. C'è sempre stato, adesso ci deve essere ancora di più. E tra le stesse associazioni di consumatori, nel senso tra associazioni di consumatori e associazioni di consumatori, per trovare una posizione comune. Lato aziende, noi siamo pronti, per carità, ad adottare quelle che saranno, diciamo, aggiornamenti sulle nostre procedure. Penso al sito web, penso al supporto durevole necessario per quanto riguarda la necessità di fornire le informazioni ai consumatori. Siamo assolutamente pronti. Suggerimenti che però posso dare per rafforzare questo strumento della conciliazione paritetica è, magari sentendo poi a parte ovviamente le altre aziende di telecomunicazione, parlo chiaramente per le telecomunicazioni, potrebbe essere adottare un unico protocollo di conciliazione nel settore delle telecomunicazioni, che potrebbe sicuramente portare maggiore utilità e maggiore trasparenza. Ovviamente un'altra idea potrebbe essere quella di gestire anche le conciliazioni paritetiche, il fenomeno delle cosiddette congiunte,
che si potrebbe portare ancora di più al rafforzamento della paritetica. Oggi chi ha avuto problemi, magari faccio un classico esempio di immigrazione, deve andare al Corecom e non può presentarsi in conciliazione paritetica. Abbiamo adottato, già ho sentito Agata, in questo senso abbiamo allargato nelle conciliazioni paritetiche la possibilità di gestire i micro business, i corporate, quindi noi gestiamo pure come Wind, tra l'altro con una notevole fetta, 20% circa, le aziende, e devo dire anche lì con numeri comunque positivi, nel senso che comunque riusciamo a trovare sempre un accordo positivo, dato nostro siamo al 94-95% di accordi positivi. È fondamentale pure la formazione e l'informazione. La formazione perché, parliamoci chiaro, ora adesso che comunque la conciliazione paritetica assumerà, come tutti speriamo, questo ruolo di organismo ADR, dobbiamo pensare che comunque deve aumentare la professionalità delle persone che discutono, che stanno ai tavoli, sia la tua azienda sia associazione dei consumatori. Ovviamente penso a qualche corso di formazione più approfondito, necessario, che anche Consumers Forum a questo punto potrebbe assumere come ruolo, appunto come organo di formazione. L'importante è l'informazione pure, perché per quanto noi aziende, parlo per la mia, noi la paritetica la presentiamo nelle fatture bimestrali che vediamo ai clienti, parliamo della conciliazione paritetica sul nostro sito, però è fondamentale, soprattutto penso lato Corecom, mi sembra di poter dire che possiamo fare ancora di più per rafforzare appunto l'informazione della conciliazione paritetica sull'importanza e su quelli che sono i risultati della conciliazione paritetica. Questo perché anche lato nostro ci troviamo sempre in presenza di numeri lato core come sempre maggiori, ovvero tre volte tanto rispetto ai numeri delle conciliazioni paritetiche. Questo diciamo è gli aspetti che secondo me potremmo un attimino approfondire, stando, ripeto, fondamentale e tenendo comunque come requisito fondamentale la cooperazione. Cerchiamo di, visto che siamo così bravi a fare conciliazione con i clienti, cerchiamo di anche di trovare un punto d'accordo tra di noi, perché a questo punto è fondamentale parlarsi e trovare un punto d'incontro, perché è un'occasione unica che non può non essere a questo punto sfruttata. Grazie mille. Grazie, la parola all'avvocato Bartolomucci. Nel ringraziarvi io devo mostrare un minimo di imbarazzo, perché il mio intervento non era peraltro nemmeno programmato, quindi imbarazzo che aumenta anche perché rubo la parola a due interventi programmati e questo mi mette a tre, questo aumenta naturalmente in maniera esponenziale la mia difficoltà. Naturalmente io vi ringrazio per questa occasione. Faccio soltanto qualche considerazione che ho fatto anche degli studi che io sto facendo in questi ultimi mesi su, dalla direttiva in poi, naturalmente. I bambini crescono, è un dato di natura inevitabile, al quale non si può mettere un freno. La cosa che diventa però decisiva è capire come farli crescere. È questo quello che un genitore invece può darsi come obiettivo. La conciliazione paritetica è un bambino ormai sufficientemente cresciuto, è cresciuto abbastanza bene, ha dato tanti buoni risultati, come ci è stato ricordato anche questa mattina. Al termine dell'appuntamento dello scorso anno, noi ci eravamo lasciati con un auspicio, speravamo tutti che dal punto di vista del diritto positivo qualcosa cambiasse rispetto alle negoziazioni paritetiche, perché mancava una norma che a queste desse un riconoscimento, e voi sapete qual è sempre stata la mia opinione su questo. Non era affatto certo che il legislatore domestico introducesse una norma all'interno della disciplina generale sulle ADR dei consumatori che riconoscesse dignità giuridica alle negoziazioni paritetiche, e non era affatto detto per due ragioni: perché per loro natura, come ci siamo sempre detti tante volte, le negoziazioni paritetiche rientrano nell'ambito dell'autonomia privata, e secondo perché il modello congegnato già
nella direttiva era un modello che aveva come punti di riferimento procedure di tipo diverso. Un anno è passato, mi sembra che ci sia già un dato fondamentale che non può essere trascurato, e cioè che questa norma di diritto positivo c'è. Ed è un bene che ci sia, e non è un caso che le negoziazioni paritetiche siano le uniche, insieme alle procedure gestite dalle autorità, ad avere una menzione espressa. Perché che cosa vuol dire questo? Che se quella menzione espressa non ci fosse stata, le negoziazioni paritetiche non sarebbero rientrate nell'ambito di applicazione oggettivo del decreto. Detto questo, io vorrei poi fare anche delle considerazioni generali sul decreto, su questo discorso della pluralità dei modelli, che certamente mostra una certa maturità, che è una maturità che devo riconoscere principalmente al legislatore italiano, spinto da quello comunitario, ma non è altrettanto diffusa dal punto di vista della cultura giuridica, della cultura degli operatori. E questo un po' mi preoccupa, perché se è vero che la pluralità dei modelli risponde ad una necessaria diversificazione procedimentale, perché così è diversificata anche la molteplicità delle fattispecie controverse. Io faccio parte anche dell'arbitro bancario finanziario, che è stato già nominato tante volte. Io faccio sempre questo discorso e questo paragone. Il successo dell'arbitro è dato dal fatto che il modello procedimentale che è stato immaginato è un modello molto più adatto di un modello di negoziazione diretta rispetto alla tipologia della controversia. Non parlo ovviamente della controversia assistita dall'Associazione dei consumatori, perché anche nel settore bancario, soprattutto dopo le vicende dei crack, la negoziazione paritetica ha dato un notevole contributo, ma quando la controversia ha ad oggetto i cosiddetti credence good, e cioè contratti bancari, contratti dell'intermediazione finanziaria, quella ontologica disparità contrattuale, informativa, che è nota a tutti voi, secondo me si fa più forte. Allora, se il modello deve essere un modello negoziale, è molto più probabile che si ricreino le stesse condizioni di squilibrio che hanno generato il conflitto. E allora probabilmente poter scegliere un modello affidabile, credibile, competente, di carattere decisorio, può essere più congeniale a quel tipo di... Allora, la molteplicità dei modelli da questo punto di vista è straordinariamente utile. Molteplici sono le fattispecie controverse e molteplici possono essere i modelli di composizione dei conflitti che da queste derivano. Però questo presuppone che il consumatore abbia una consapevolezza al quale oggi non è detto che possiamo fare affidamento. Cioè, noi dovremmo immaginare che il consumatore, posto dinanzi a una molteplicità di controversie, che possono essere quelle condominiali, quelle con gli operatori dell'energia, quello con l'operatore telefonico, quello con la banca, quello con l'intermediario finanziario, eccetera, eccetera, sappia quali sono i differenti modelli dal punto di vista strutturale e procedimentale, riconosca quello che è più congeniale alle proprie necessità e quindi lo scelga. Ecco, io non sono proprio sicuro che la situazione sia così, e da questo punto di vista il ruolo delle associazioni dei consumatori aumenta esponenzialmente, perché qui il gap può essere recuperato solo se diamo un po' di contenuto ad un diritto fondamentale dei consumatori sancito nel codice del consumo, che però la dottrina ha sempre guardato con un po' di sufficienza, perché diceva ma non vuol dire niente, è un manifesto programmatico, che è quello dell'educazione. Secondo me bisogna fare un po' più di educazione. Premessa generale, nello specifico io ho il timore che la lettura delle disposizioni, no ma chiudo veramente in due secondi, soffra di una malattia abbastanza diffusa, che è quella di, dico un termine, un'espressione un po' volgare, insomma, della botte piena della moglie ubriaca, e cioè siamo contenti, ce lo meritavamo, è una procedura che meritava questo riconoscimento, ma noi dobbiamo essere riconosciuti così come siamo.
punto e basta. Non dobbiamo cambiare niente perché funzioniamo tanto bene, quindi non abbiamo nessuna necessità. Sfugge a questa rappresentazione il fatto che nella logica del decreto essere assimilati alle ADR non soltanto vuol dire siete bravi anche voi, anche insomma, credo che caso sia necessario liberarsi anche da questa logica, questo complesso di inferiorità, no? Io credo che ormai insomma sia assolutamente dignitoso come tutti gli altri strumenti, anzi funziona anche meglio di altri, per cui voglio dire insomma, però siano connesse tutta quanta una serie di conseguenze che oggi non esisterebbero. Io faccio soltanto riferimento alla norma che non ho sentito citare da nessuno sull'interruzione dei termini di prescrizione e di decadenza. Allora, questa però è una conseguenza che se dobbiamo connettere anche all'esperimento di un tentativo presso una procedura paritetica, non è così indifferente. Perché è chiaro che allora nella logica del legislatore il discorso è: io consento che l'esercizio del diritto di adire una procedura stragiudiziale per la risoluzione delle controversie possa avere conseguenze tanto rilevanti per l'ordinamento, al punto tale che però ci siano delle garanzie che tutti mi devono dare. Se questa è la preoccupazione sulla ingessatura procedimentale, io devo dire la verità, non la vedo, nel senso probabilmente ho letto in maniera superficiale le disposizioni, ma le norme dedicate alle modifiche regolamentari non mi pare che pongano un grande problema, anzi probabilmente sono l'occasione per fare un po' di ordine che tutti quanti abbiamo sempre avvertito e che nessuno ha avuto l'occasione di fare. Mi preoccupano, ma anche da questo punto di vista, soltanto perché bisogna pensarci, non nel contenuto, le disposizioni invece relative ai requisiti funzionali e strutturali. Perché anche qui l'altro problema non è tanto legato ad una preoccupazione assolutamente legittima, cioè di come rimodulare il ruolo delle associazioni e delle aziende all'interno del comitato paritetico, all'interno di questa struttura, ma c'è un discorso che va più in là e che è stato sollecitato dalla considerazione dell'avvocato Cariero poco fa, che è quello della soggettività giuridica, che non è necessariamente un problema di personalità giuridica. Il decreto non chiede la costituzione di un soggetto ad hoc, tantomeno non chiede la costituzione di un soggetto che abbia un'autonomia patrimoniale perfetta, non chiede una società, non chiede una fondazione, ma non chiede nemmeno un'associazione non riconosciuta. Addirittura invece ammette, e questa è una specificazione che riguarda solo le negoziazioni paritetiche, perché solo per queste si pone il problema, data la loro struttura bilaterale, che questo organismo sia costituito in seno alle aziende. Però una soggettività giuridica ce la devono avere, non soltanto perché devono funzionare in maniera più adeguata dal punto di vista amministrativo e dal punto di vista economico, criterio di indipendenza fondamentale, ma perché poi c'è anche il discorso legato a quello che diceva l'avvocato Cariero prima, che è un problema di responsabilità. Cioè se oggi, dato che siamo tutti più grandi e siamo tutti più maturi, andassimo incontro ad un'azione di responsabilità perché il consumatore ritiene che la commissione paritetica che è stata costituita abbia violato il principio dell'indipendenza, chi risponde in termini risarcitori? Se questa soggettività giuridica mancasse, e io ripeto, non è detto che debba essere una responsabilità autonoma ed indipendente, può essere anche una scelta che consente, identificando un criterio di soggettività giuridica, che sia l'azienda che risponda. Però è un passaggio ineliminabile sul quale bisogna necessariamente fare una riflessione, perché altrimenti la ruota non gira. Allora, detto questo, io credo che certamente siamo posti dinanzi ad una sfida molto rilevante dal punto di vista storico, però credo che siano molte più le opportunità e le occasioni che questa sfida ci pone che non invece i timori e le preoccupazioni che qualche cosa di brutto possa capitare.
Grazie, scusate. Prima di passare la parola al dottor Vecchio, volevo ringraziare, sono state già citate, sia Claudia Ciriello in rappresentanza di Cittadinanza Attiva, sia Sara Bitetti di Confconsumatori e Laura Mastrocinqui di Unione Nazionale Consumatori, che sono attivamente impegnate sul tavolo, non solo all'interno della propria associazione, ma anche sul tavolo di Consumer Forum per l'individuazione, diciamo, delle soluzioni per l'applicazione di questo decreto sul tema della conciliazione paritetica. Quindi adesso la parola appunto a Vecchio, c'è in piedi il tavolo di coordinamento con le autorità, c'è soprattutto all'ultimo articolo una scadenza che è il 9 gennaio 2016, dove in teoria si dovrebbero già presentare almeno una prima parte di elenchi alla Commissione Europea degli organismi registrati e che hanno determinati requisiti. Credo che quindi il dottor Vecchio, che insieme a tutta la struttura del Ministero dello Sviluppo Economico è stata una parte qualificante nella realizzazione del decreto, ci potrà dare delle indicazioni in merito. Bene, vi ringrazio anch'io di questa occasione, non credo di poter dare indicazioni neanche sul tavolo a questo ruolo, perché voglio dire, anche se il tavolo sta presso di noi, le indicazioni emergeranno dal tavolo. Certo, io credo di poter dire qual è il punto di vista del Ministero anche rispetto al tavolo, anche perché nella misura in cui poi le autorità, per esempio sulle conciliazioni paritetiche, non ritengono di dare indicazioni, è chiaro che alla fine le uniche che rimangono sono quelle del Ministero, quindi almeno in tutti i settori non regolati. Ma provo ad andare con ordine, anche se per flash, perché i tempi sono quelli che sono. Ovviamente la soddisfazione per aver recepito solo con un piccolo ritardo e fra i primi paesi europei è una soddisfazione grande, ma non siamo appagati, non tiriamo i remi in barca, e credo che nessuno di noi possa essere appagato di questo risultato così importante, perché le norme vivono o muoiono nella loro attuazione, abbiamo tempi strettissimi di attuazione e i nodi sono quasi tutti in fase attuativa, quindi c'è da lavorare e dobbiamo concentrarci su quello piuttosto che sul giusto festeggiare il risultato. Io credo che la norma non sia priva di strumenti. Il tavolo è uno strumento importante perché è una sede di confronto fra, qua abbiamo ricordato il Ministero dello Sviluppo Economico e le autorità, perché stiamo parlando soprattutto di conciliazioni paritetiche e quello è un tema che riguarda il Ministero, che ha un ruolo residuale nella misura in cui le autorità non regoleranno le conciliazioni paritetiche nei loro settori. E comunque ha un ruolo residuale per tutti i settori non regolati. La nostra lettura di quella norma è che per non regolati significa non regolati in concreto, per cui altrimenti è regolato anche il settore dell'autorità dei trasporti, finché non fa la regola o se decide di non fare la regola, a quel punto, voglio dire, la regola rimane quella ministeriale. Però sul tavolo è presente anche giustizia, il che è importante perché è un altro elemento di coordinamento. Questa fretta d'attuazione fa sì che noi dovremmo guardarci tutte nelle palle degli occhi delle autorità coinvolte, perché ogni cosa che fa l'uno incide sulle cose che fanno l'altro, in questo senso utile il tavolo. È evidente che se giustizia si assume il ruolo di specializzare un po' di più gli organismi di media conciliazione, sgrava forse le autorità di alcuni esami, poi si dovrà vedere se comunque doppiamo il bollino o non doppiamo il bollino, sono tutte cose su cui stiamo riflettendo. Però sapere cosa fa l'altro e quindi andare avanti tutti, quindi avere presto una prima bozza di regolamento interministeriale, e su questo abbiamo un ruolo anche noi come Ministero in quanto concertanti, avere presto le prime ipotesi di deliberazioni delle singole autorità per capire in che direzione si muovono, e su tutto questo il tavolo credo che sia utile. Vi sono anche altri strumenti, faccio cenni rapidissimi, nel senso che è vero che la norma, ci sarebbe piaciuta una cosa diversa, parla di diciamo assenza di oneri finanziari, comunque non significa che si fa gratis, perché parla di risorse invariate, il che vuol dire incoraggia tutti i soggetti, dalle autorità ai ministeri, a utilizzare le risorse che già stanno su questa partita, nel senso da giustizia che già, voglio dire, investe su questo meccanismo le risorse per il funzionamento del
sul registro degli organismi di media conciliazione, alle autorità che in vario modo tutte investono su questa cosa, allo stesso ministero che in effetti, voglio dire, si sta già preoccupando da un lato, anzi si è preoccupato, il ministro ha firmato quest'estate il decreto di ripartizione dei fondi antitrust in termini programmatori, perché le risorse allora non c'erano neanche tutte per 25 milioni di euro. Nel frattempo le risorse sono anche arrivate, quindi non stiamo garantendo il mondo, però per esempio due aspetti minimi che il legislatore garantiva ma su cui non c'era finanziamento li abbiamo coperti. Lì si parla di attribuire alla rete CCNET, all'organismo italiano che è punto della rete, il ruolo sull'ODR. È un ruolo che la Commissione europea ha chiarito, non glielo possiamo dare gratis perché quello è un soggetto privato. Nel decreto ci stanno risorse in teoria utilizzabili, chiaro dovremmo spendere il meno possibile, vedere come, però abbiamo costruito intanto il meccanismo per far funzionare questo aspetto. Sulle stesse conciliazioni c'è storicamente un fondo tenuto dal Ministero, oltre a iniziative dell'autorità delle energie elettriche e il gas, sempre su progetti approvati dal Ministero. Su entrambe le cose stiamo lavorando, nel senso in quel decreto del Ministro di agosto vi sono le risorse dedicate a una convenzione con Invitalia, la parte dell'ODR avrà collocazione probabilmente in una convenzione con Union Camere, la parte delle conciliazioni paritetiche invece in generale resterà collocata in una convenzione con Invitalia, in cui si tratterà di rifinanziare lì il fondo, ma il fondo al momento c'ha ancora risorse sufficienti, ma soprattutto di finanziare, che invece quelle sono esaurite, le risorse di gestione operativa, perché poi gestire un fondo richiede personale che sta presso il Ministero, che al momento invece ha le risorse esaurite. Quindi queste operazioni per mandare avanti le cose stiamo cercando di farle. Vengo a quello che poi è la domanda, il nodo centrale. Come attuare questa cosa? Io credo che anche dal tavolo siano emersi spunti interessanti e, se vogliamo, anche qualche rischio. La scelta, è vero che il Ministero, voglio dire, è stato solo il soggetto che ha fatto la prima bozza, poi la bozza ha avuto la sua autonomia nel governo, nel Parlamento, negli interventi di tutte le parti, e il prodotto che è venuto fuori nel tempo non è forse, diciamo, non è ascrivibile al Ministero, ma è ascrivibile al governo nel suo complesso e al Parlamento. Però un'impostazione di fondo è rimasta, l'impostazione di fondo era: cerchiamo di riqualificare questo mondo senza ammazzare nulla di quello che c'è. Questa era l'esigenza che ci ha indotto sin dai primi testi a citare tutte le iniziative nel mondo delle ADR che già facevano le autorità indipendenti, e nel corso dell'iter del testo questa parte si è anche rafforzata, aprendo nuovi spazi e nuove competenze a queste autorità, di salvaguardare il patrimonio delle paritetiche, che era un nostro valore fondante, di salvaguardare anche il patrimonio degli organismi di media conciliazione tenuti da giustizia, il tutto però riconducendolo a una norma europea, nel senso il valore di avere, di avere le nostre best practices, ma di non diventare provinciali, cioè di non immaginare di poter costruire un mondo completamente al di fuori di quello europeo, di un riconoscimento comune. Non è solo che altrimenti finiamo in procedura di infrazione, perché non basta aver recepito. Noi, come qualcuno ci ricordava, fra qualche mese dovremo comunicare un numero di organismi sufficienti, e ogni autorità ministeriale e indipendente porterà la responsabilità di garantire che nei propri settori il meccanismo delle conciliazioni non solo funzioni in concreto, perché uno potrebbe dirmi basta andare così come adesso funziona, ma funziona in concreto così come ci impone il legislatore europeo. Cioè, se alla fine gli diciamo noi funzioniamo ma non abbiamo in questo settore nessun organismo ADR, in infrazione stiamo. E fra l'altro, ripeto, non è solo il dato formale dell'infrazione, rischieremmo di peccare di provincialismo, cioè di non capire che oggi questa cosa si muove in un ambito europeo e si evolverà in un ambito europeo. Noi possiamo cercare di spostarli in avanti come abbiamo fatto, perché nel nostro recepimento forse un po' avremo anche tra virgolette forzato, e forse anche in fase attuativa dovremo continuare a valorizzare le nostre specificità, però io credo sempre in quest'ottica. In questo senso io dico, dobbiamo garantire continuità. Per garantire continuità io capisco benissimo, nessuno immagina che al 31-12, se per caso non abbiamo l'elenco, le paritetiche telefoniche, le paritetiche energetiche si fermano, così come non si ferma il Corecom, così come non si ferma l'ABF. Sono organismi che hanno tutti una loro legittimazione normativa, le paritetiche hanno una legittimazione generale nel fatto
nelle negoziazioni paritetiche tutti possono negoziare le parti esattamente quello che vogliono, non è il nostro obiettivo però. Mentre questa la considero una soluzione adeguata a non spaventarsi della data del primo gennaio, il primo gennaio non succede nulla, succede massimo che il Paese non si è adeguato nel comunicare un numero di elenchi adeguati, quindi i meccanismi conciliativi funzionano. Però nella mia idea, io la prima soluzione che voglio scongiurare è la tentazione di dire non facciamo nulla, visto che funzioniamo non facciamo questo sforzo di adeguamento a livello europeo e per evitare il rischio manteniamo tutto così. Per me l'obiettivo, se non è il primo gennaio, sarà il primo febbraio, il primo marzo, è quello di avere il più possibile di organismi, e lo dico anche per gli organismi delle autorità indipendenti, almeno come mia personale opinione, che si siano allineati, cioè che se anche possono continuare a funzionare così, però possono essere presentati in Europa come conformi alla nuova direttiva. Per contro, io vorrei evitare anche il rischio contrario, nel senso, mentre considero estremamente stimolanti alcune proposte, osservazioni e suggestioni che sono venute sul tavolo, considero estremamente stimolante quella di Prateri, che ovviamente ci dice, guardate, che lo strumento di segreteria o comitato di conciliazione non è solo un adempimento formale, è l'occasione di fare il governo delle conciliazioni paritetiche, il rapporto complessivo fra aziende e associazioni per dare un indirizzo, è un fatto importante da utilizzare e da valorizzare. Considero importante anche le idee che sono nate, voglio dire, non necessariamente, potremmo mettere più aziende insieme, spostare a livello di associazioni di aziende, trovare mille soluzioni evolute, però io credo che dal tavolo con le autorità o dei criteri ministeriali, se alla fine resterà solo il residuale, deve venire, almeno in fase di prima attuazione, un livello non basso, però in cui il rigore non diventi rigorismo e rigidezza. Nel senso che noi abbiamo dato delle aperture nella norma e in prima battuta dobbiamo utilizzarle tutte. Tenete conto che da un lato la norma può essere corretta, lo stesso decreto legislativo prevede un correttivo se ci accorgiamo in corsa che merita, ma tutti i nostri strumenti attuativi potrebbero fare la spinta al miglioramento per step successivi. Io vi dico che nella prima fase, io sarei, poi ragioneremo sul tavolo, ma il nostro orientamento è come soglia minima a non alzare rispetto alla norma. La norma, per esempio, dice espressamente che non ci deve essere soggettività giuridica, perché apre a questa possibilità per le conciliazioni, dice se non hanno soggettività giuridica servono queste cautele. Per cui come requisito minimo la soggettività, non solo la personalità giuridica ma neppure la semplice soggettività giuridica, non la indicherei. Io continuerei a indicare quello che indica la norma. Costruite un elemento, la parola organismo nel nostro ordinamento non significa nulla di formale e di sostanziale. Quando io dico che posso costituirlo all'interno persino dell'azienda, che non è il mio obiettivo, nel senso che io ben vedo che se nel progresso ci riusciamo possiamo spingere l'autonomia spostandola a livello associativo, spostandola in una sede neutra, costruendo meccanismi più autonomi, ma il livello minimo al momento per me è dentro l'azienda, con non un bilancio autonomo, non c'è scritto un bilancio autonomo, ma con una posta di budget individuabile nel bilancio dell'azienda, che non sia nascosta nel bilancio generale dell'azienda, che uno all'inizio dell'anno non sappia se le conciliazioni c'è 100 euro o no, e se alla fine dell'anno riuscirò a pagare i conciliatori, la struttura di segreteria e l'apparato. Così anche il discorso dell'autonomia, non immagino che le aziende debbano istituire, perché altrimenti torniamo alla soggettività giuridica. Per me basta che sia adesso un ufficio, dal mio punto di vista, purché sia chiaro che quell'ufficio in quelle funzioni non risponde direttamente alle direttive aziendali, ma ha un minimo di governo della funzione affidata a questo comitato paritetico di coordinamento, cioè che alla fine non debba rispondere in termini di risultati all'amministratore delegato, quante sei riuscito a bocciarne, lo dico in termini esterni. Ci sono una serie, io credo che nella norma abbiamo messo un po' di paletti minimi, io non mi stresserei più di tanto e camminerei in questa direzione nel tempo. Penso che non abbiamo più tempo, per cui dico solo altre due battute e va bene, per cui io credo che no, però abbiamo tempo per altre cose, abbiamo occasione di lavorare insieme e di ascoltarci. Fra l'altro voglio dire, il mio obiettivo non era darvi il verbo del ministero, perché ripeto non c'è, ma era ascoltare i punti di vista oggi, e questo l'abbiamo già realizzato.
perché ci serve sul tavolo. Io credo che tutti gli attori presenti qua oggi sul tavolo si porteranno a casa l'esperienza e le cose sentite oggi. L'ultima cosa che credo voglio lanciarvi come messaggio sulle cose che dovremo approfondire sono i meccanismi delle sovrapposizioni. Noi immaginiamo un meccanismo agile e credo che tutti insieme, ne abbiamo già parlato nelle prime due riunioni del tavolo, dobbiamo evitare meccanismi di duplicazione, per cui la soluzione potrebbe anche essere che agli organismi di media conciliazione il cosiddetto bollino lo dia solo giustizia, che alle conciliazioni alla fine solo il ministero, se dovesse essere questo. Però io dico, non rinunciamo alla sfida della norma. La sfida della norma, questo lo dico per le autorità, l'ho detto sul tavolo, lo ridico qua pubblicamente, sfida le autorità a regolare il loro settore, per cui a non coglierla al minimo, cioè a non contentarsi. Io mi sono aggiustato il mio organismo che non funzionava, ho colto l'occasione per mettere la normetta e riuscire a farlo andare. Qua la sfida è le conciliazioni nel mio settore, quindi posso immaginare, evitiamo le duplicazioni, evitiamo di spostare, però io chiederei a ciascun soggetto di non rinunciare a riflettere su fin dove debba spingere la regolazione del proprio settore, se non altro per trovare i meccanismi di collaborazione con giustizia o col ministero per la qualificazione, che è fondamentale per la formazione nei settori, perché altrimenti veramente facciamo un rito. Allora sia giustizia che il ministero metteranno bollini a spiovere, ma non era l'obiettivo che come legislatore nazionale ci siamo dati. Noi abbiamo detto nei settori regolati che sono i più delicati, vogliamo organismi che abbiano una qualità in più, diciamo, non solo generalista. Mi taccio. Sì, credo che siamo abbondantemente fuori tempo, quindi adesso andiamo.